Roseto degli Abruzzi si inchina ancora una volta nel rendere omaggio agli artisti che hanno fatto della bellezza e della forza del simbolismo contadino un punto di orgoglio della città, ripercorrendo la biografia di due artisti le cui opere vengono esposte per la prima volta insieme. A Montepagano, la mostra dei pittori Pasquale e Raffaello Celommi. Le opere sono 13 e sono opere sia che appartengono, diciamo, alla collezione civica, e sia privati, e sia delle opere che stanno presenti in Villa Paris attualmente. E ci sono anche delle opere inedite, cioè dei quadri che non sono stati mai visti fino ad ora. E quindi una mostra molto molto importante anche per noi rosetani, che vediamo veramente quadri mai visti. Ecco, ricordiamo l'importanza, cosa hanno dato alla comunità rosetana? Beh, certo, allora Pasquale Celommi ci ha portato nel mondo con i suoi quadri, ci ha fatto conoscere anche un periodo della nostra storia tra l'Ottocento e il Novecento, e ha, come dire, rappresentato proprio la cultura di allora, le persone, come, cioè, i suoi compaesani, i contadini, gli artigiani, i pescatori, cioè diciamo le persone che a quell'epoca era proprio i personaggi della sua epoca, ecco, che poi lui riporta sempre nei suoi quadri, tanto che lui è tornato proprio da Firenze perché voleva sentirsi vicino al suo popolo, perché pensava che lui lì si poteva ispirare al meglio. Una mostra questa aperta in concomitanza con la 45esima edizione della Mostra dei Vini? Esatto, sì, ecco, questo è stato pensato durante il restauro del Campo dei Lini, appunto, abbiamo pensato, cioè è stato da lì preso spunto, e abbiamo pensato di fare questa mostra, ed è un valore, non un valore aggiunto, è un valore alla Mostra dei Vini.